tanti auguri di Buon Natale. Auguri ai vostri cari, ai vostri amici, auguri alle persone che amate. Tanti auguri a te, che sei nostro amico, che sia un santo Natale pieno di gioia, di felicità e tanta serenità. Buon Natale da noi dell'MVD e da tutti i nostri partner. Io Vincenzo, sono migliaia le espressioni di cordoglio. Non si conosce ancora la data del funerale, un mazzo di fiori nel luogo dell'incidente. Fuori dal bar, i carabinieri trovano due avventori con droga. I due albani sono stati segnalati. L'esito dei controlli durante le festività da parte dei carabinieri. Babbo Natale in pediatria, con una gazzella dei carabinieri. Il simbolo della festa è arrivato all'Elba a bordo di una motovedetta. Doni e auguri. Brevi dall'Elba, Brunavi è l'azienda più ricca dell'isola d'Elba nel 2022. Defibrillatore nella stazione marittima di Portoferraio. Consiglio comunale a Portoferraio il 29 dicembre. Marciana, un concorso fotografico dedicato alle festività natalizie. Benvenuti al telegiornale di Elba Press, cari telespettatori, ed è con la notizia terribile della morte del giovane Vincenzo Vozza che noi oggi apriamo il nostro telegiornale. Sono migliaia le espressioni di cordoglio che sono giunte sui social. C'è un servizio che riepiloga tutto quello che è successo la vigilia di Natale. Un mazzo di fiori e le tracce indelebili del terribile incidente che è costato la vita a Vincenzo. Il tratto di strada è quello poco dopo la rotonda di Carpani, in direzione Procchio. Un ragazzo aggiunge una rosa e con evidente commozione commenta con noi che purtroppo dobbiamo documentare i fatti, l'accaduto. Vincenzo Vozza, 32 anni, conosciuto e ben voluto in tutta l'Elba, è morto la sera della vigilia di Natale quando a bordo del suo scooter si è scontrato con un'autovettura con a bordo due persone. Sbalzato dalla sella ha riportato gravissimi traumi, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio e, viste le gravi condizioni, con le di soccorso, poi alle Scotte di Siena, dove è deceduto poco dopo l'una della notte di Natale. Non c'è stato niente da fare per il ragazzo, che tutti ricordano per il suo altruismo, il suo sorriso, la sua positività. Vincenzo era impegnato nel volontariato, ruolo che svolgeva con passione, senza mai accusare fatica. Nella giornata di domenica 24 dicembre aveva partecipato al tradizionale tuffo degli Argonauti che si svolge ogni anno alla vigilia di Natale nella Darsena Medicea di Portoferraio. Avremmo voluto salutare tutti con il solito ringraziamento e gli auguri di Natale, scrivono gli Argonauti dell'Elba. Purtroppo non ci sono parole per questa immensa tragedia che ci ha colpito nel profondo del cuore. Da parte di tutto il gruppo le più sentite condoglianze alla famiglia di Vincenzo, con la promessa che ad ogni tuffo sarà sempre lì con noi. Ciao Vincenzo, nuota lassù, anima bella. Grazie per il tuo costante impegno, invece il messaggio dell'amministrazione comunale di Portoferraio. Ragazzo cordiale, dedito al volontariato e allo sport, di grande umanità e generosità. Un gigante buono, con il sorriso stampato in volto e la battuta pronta, le più sentite condoglianze ed un caloroso abbraccio da parte dell'amministrazione a tutta la famiglia Vozza di Pede. Uno degli ambienti più vicini a lui, quello di Elba Rugby,
della quale era stato giocatore, nella mattinata di martedì 26 dicembre gli ha dedicato un lancio di palloncini e di lanterne proprio dal centro del campo sportivo di rugby di San Giovanni, un gesto che si è concluso con un grande applauso e con un triplice urrà di saluto tipico di questo sport. Una cerimonia commovente e partecipatissima per salutare la scomparsa prematura di Vincenzo, ragazzo che ha lasciato un segno ovunque passato nella sua troppo breve presenza terrena. L'isola d'Elba non smette ancora di piangere, migliaia le espressioni di cordoglio per Vincenzo sui social. Alla famiglia di Vincenzo le sentite condoglianze di tutta la redazione di Elba Press. Cambiamo argomento e musica al bar. I carabinieri hanno intensificato i controlli durante le festività natalizie. Due elbani sono stati segnalati per possesso di droga e altre attività da parte dei carabinieri. Vediamo. Nel corso delle festività natalizie, i carabinieri della compagnia di Portoferraio hanno intensificato la vigilanza nel territorio, in particolare nel centro di Portoferraio e nella zona orientale dell'isola, predisponendo controlli mirati alla sicurezza stradale e a prevenire e reprimere l'uso di droghe e l'abuso di alcolici. Sono stati predisposti posti di controllo nelle ore notturne, all'esito dei quali i carabinieri hanno controllato 37 persone, 29 autoveicoli, diversi soggetti destinatari di misure cautelari o di prevenzione. Nel corso dei controlli un 32enne è stato sorpreso alla guida con i sintomi relativi alla recente assunzione di sostanze alcoliche. Sottoposto all'esame etilometrico è risultato avere un tasso alcolemico superiore al consentito, quindi è stato deferito in stato di libertà e la patente è stata immediatamente ritirata. Nell'ambito del servizio i militari hanno anche segnalato due persone alla prefettura di Livorno, un 20enne e un 35enne, entrambi elbani, perché trovati in possesso rispettivamente di 1,6 grammi di hashish e 2 grammi e mezzo di cocaina per uso personale. Contestate diverse contravvenzioni al codice della strada per un totale di circa 6.500 euro. I servizi straordinari di controllo proseguiranno su tutta l'isola nei prossimi giorni e in concomitanza con le festività di fine anno. E continuiamo a parlare in qualche modo dei carabinieri perché Babbo Natale è arrivato a bordo della motovedetta degli uomini dell'arma, è sbarcato sul molo di Portoferraio e poi con una gazzella ha raggiunto il reparto di pediatria dell'ospedale di Portoferraio per i doni e per gli auguri. Tra le tante iniziative del Natale ci piace segnalare la gradita sorpresa per il reparto di pediatria dell'ospedale di Portoferraio. I carabinieri della compagnia di Portoferraio hanno scortato Babbo Natale portando doni e facendo gli auguri. L'arrivo di Babbo Natale sull'isola è avvenuto a bordo della motovedetta dei carabinieri numero 807 Petracca, attaccata al molo Porta a Mare. Da lì è salito su un'auto della sezione radiomobile che lo ha accompagnato con entusiasmo tra le foto e la sorpresa dei passanti all'ospedale di Portoferraio, dove lo attendeva la dottoressa Simona Carcione, responsabile del reparto di pediatria, e tutto il personale infermieristico. L'iniziativa è stata propizia. Poco prima dell'arrivo una piccola ricoverata è stata dimessa e ha trascorso il Natale a casa. Babbo Natale e i carabinieri hanno lasciato in dono al reparto numerosi gadget a testimonianza della solidarietà e vigilanza a coloro, soprattutto i più piccoli, che attraversano un periodo di sofferenza. Siamo veramente grati per il pensiero, sono state le parole della dottoressa Carcione. E adesso le brevi dall'Elba. È Blue Navy l'azienda più ricca dell'Elba, l'unica dell'isola, secondo il sito specializzato reportaziende.it, a superare il milione di euro di utili. A raccontarlo è il giornale Il Tirreno, che ha dedicato un report dettagliato alla situazione economica elbana. Profitto record dunque nel 2022 per la compagnia di navigazione elbana, che supera tutte le altre imprese nella classifica ricavata dal portale che analizza le performance delle realtà locali. Superate infatti Acqua dell'Elba e Toremar, che occupano rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio. Tra gli alberghi vince l'Hermitage, che fa meglio della Biodola, sempre di proprietà della famiglia De Ferrari, e Iselba. È convocato il Consiglio Comunale di Portoferraio in seduta ordinaria e si terrà presso la Sala Nello Santi del complesso dell'Oge
il 29 dicembre alle ore 9.30 e in caso di seduta deserta in seconda convocazione il 30 dicembre sempre alle 9.30 con lo stesso ordine dei lavori. In discussione tra gli altri argomenti il bilancio di previsione 2022-2024 e la proroga della gestione associata del turismo al Comune di Capoliveri. L'autorità di sistema portuale, con il contributo del gruppo ormeggiatori dell'Isola d'Elba, ha provveduto ad installare nella stazione marittima di Portoferraio un defibrillatore automatico, presidio salvavita di fondamentale importanza, utilizzabile nei casi di emergenza. Come precisato dal capo dell'area sicurezza dell'autorità di sistema portuale Stefano Bianco, con questa installazione si intende avviare un percorso di cardioprotezione che proseguirà per tutto il 2024 con ulteriori installazioni di dispositivi DAE direttamente sul molo di imbarco. Iniziato sabato 23 dicembre il contest natale a Marciana 2023, il concorso fotografico dedicato alle festività natalizie. Sul profilo Facebook ed Instagram del Comune sono pubblicate le foto in gara nelle due categorie, cittadini e associazioni. È possibile votare con un like fino alla mezzanotte del 5 gennaio la singola foto che meglio esprime il Natale. La premiazione avverrà il 7 gennaio. Grazie per averci seguito in questo nostro telegiornale. L'appuntamento, se volete, alle prossime edizioni.